grande! Evviva! Quindi a due punti ha vinto, quindi noi salutiamo Neve con una bellissima stretta di mano. No? Ve l'ho detto che io non me la faccio, ragazzi. Qual è il problema? 1-1. E siamo al terzo giorno. Immagini domenica mi sono messo. Io domani vado via, te lascio da solo. Grazie. Scusatemi, vi chiedo scusa. Sei ancora in me? Così siete già, ma anche la terza domanda, mica ho fatto domande per niente. Questa mi piace. Qual è la targa dell'auto di Topolino? 113, 313, 117. Direi che potrebbe essere quella giusta la risposta. Bravissima! Evviva! Non lo volevo più fare, però purtroppo una grande serata di mano, te rimani là e rimani con noi. E quindi aspetta, chi è passato? Neve? No! Siamo attenti. Ci serve Francesco e Angelo. E Angelo. Ragazzi, mi serve le cose semplici, cioè il primo sta di là e il secondo sta di qua, se no io non me la faccio, cioè... 16 sono tanti a 50 anni a ricordarsi 16 nomi, credo. Io... Angelo. Angelo. Ci siamo persi Angelo. Lui è Francesco? Ehi va Francesco. Ah, questo è il tuo protetto. Francesco e Angelo di qua. Qui è più facile ricordarsi a livello di figura di età. Prego. Allora, l'Accademia Disney. Quando si avete la domanda, la risposta dovete pigiare. Bravo. Grande Franci. L'Accademia Disney nasce a Milano nel 1993, 1990, 1994. Da 1, bravissimo Francesco! 1-0 per Francesco! Hai visto qualcosa di strano? Mi pare attaccabile, no? Se non la sai, la sa qualcun altro. Ovviamente, vai. In Topolino la dimensione Delta fa la sua prima apparizione. Il dottor Enigma. A Tomino Bip Bip, il professor Zapotec. Ci manda Simone e Silvia M. Nel regolamento che trovate sul sito che ho citato prima c'è la possibilità di fare il giro intorno al concorrente e cliccare il pulsante. Ho scritto il comma 12, paragrafo 5, B. È scritto in piccolo, più o meno come l'avvertenza delle medicine. Eccoli! Siete da rovescio, ma fa Simone Silva. No, no, va bene, ce la fa Simone Silva, ce la posso fare. Ce la posso fare. Io sono perso. A quale grado del club di Topolino? Manine sul pulsante. Era associato il personaggio di Michi. Ispettore, governatore o socio? Governatore. Eh sì. Governatore. Bravo, 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 bravo. 1-0. In Topolino presenta la strada, omaggio al capolavoro di Federico Fellini. Il Topolino interpreta Zampano, il matto o Semi il pianista? Storia di Cavazzano, così per dire. Quanti ne eravate la presentazione? Il matto. Grande, 1-1. Giorgio Cavazzano, le facciamo un applauso a Giorgio. Sì. Grandissimo, splendido uomo, disegnatore, persona. Siamo felici che esista e che sia con noi a fare i disegnini, eh? Oh. Scusami, io lo amo quell'uomo. Ma anche io ho fatto la presentazione. Sei stato il mio primo allestimento a Lucca, 27 anni, vabbè, 50 di anni.
In che anno Topolino diventa settimanale? 1960, 1977, 2001. 60. È vero, è il 60. Purtroppo dobbiamo salutare la nostra amica Silvia, ma abbiamo Simone che rimarrà con noi per il prossimo giro. E adesso ci serve Floyd e Saverio. E Floyd sta di là, e quindi Saverio sta di là. Grazie. Prova pulsanti, prova pulsanti. Perfetto, vai. Secondo la guida di Topolinia, dove potete trovare il furgoncino di Giuseppe Tubi? Da nessuna parte se non siete un investigatore provetto. Al Museo di Criminologia di Topolinia, nei sotterranei del commissariato di polizia. La guida di Topolinia pubblicata su Topolino negli scorsi mesi aveva delle illustrazioni. No, purtroppo Floyd, che dovrebbe sapere di sulla metà di Topolino, cioè. Allora ti consiglierei poi di passare allo stand e comprare la guida di Topolinia, in cui puoi vedere che è al Museo di Criminologia. Esatto, ci puoi atterrare anche con Ryanair 19,90 andata e ritorno da bagaglio a mano senza? Con bagaglio a mano. Ok. Vai. La zona metropolitana di Topolinia si chiama Downtown Mouse Town. Upper Topolinia Side, Topolinia 20802. Topolinia 20802. Esatto. Erano solo della flag, io onestamente non l'ho visto. Facciamo uno spareggio, ok? Perché se eravate alla pari, tutte e due abbiamo visto. Scegliete. Topolino è citato in una canzone cult del 1973. Quale? Life on Mars, David Bowie. Bill Coyote di Eugenio Finardi. Jumping Jack Flash di Rolling Stone. Se non rispondete, non passa nessuno. Vi dovete provare a rispondere. Bowie, Finardi o Rolling Stone, diciamo che non è nato in Italia e con questo una manina l'abbiamo data. Io non so dove è nato. Diciamo non si chiama Eugenio di nome, mi ha fatto sta canzone. Su, buttatevi ragazzi. Buttatevi, dai. Buttatevi. Andate. Spaziate. Aprite la mente. Verso l'infinito e oltre. Bowie, andata Life on Mars. Quindi ringraziamo Saverio con una bellissima stretta di mano morbida. E la prendiamo Floyd con noi. Life on Mars, un pezzo strepitoso. Iniziamo ai quarti di finale con Chiara e Amedeo. Eccoli. Buonasera. Partiamo con round B. Eccolo qua, visto, siamo perfetti. Nel 1932 Walt Disney per la creazione di Mickey riceve il premio Oscar, le congratulazioni del presidente Herbert Hoover, quello delle lavatrici e degli aspirapolveri, o un Emmy? L'Oscar! 1-0. Brava, bastava l'Oscar, ma così è più precisa la faccenda. Torniamo con un'altra domanda disegnata. Tan, mi avvicino a Nico. Vuoi dire qualcosa? Sì, sei qua, disegni tutto solo soletto. Di qualcosa. È molto bravo questo. Ruffiano. Niente? No, aspetta, scusa. Ti ho presentato io solo sul palco. Però lei ti dà lo stipendio, io no, quindi devo bene dire che lei è molto più brava di me. No, non sono la presentatrice. Ora, con tutto il tempo che hai avuto, adesso appunti la matita. Allora, come prima, inizia a disegnare un personaggio e dovete
marcia. Fermati. Allora, ha vinto comunque. Ha vinto sicuramente Chiara, però facciamo disegnare un attimino così vediamo cos'era. Vorrei chiedere. Doppio scherzo. Vinto doppio scherzo. Comunque vorrei dire al nostro nuovo segretario Valletta, che è arrivato ora, che è questione che va finta di niente adesso. Matteo Sicili, la nostra nuova Valletta, e domani sarà con noi per fare Donde Spanini, verrà in minigonna e tanti altri. Per domani vorrei una sighettina di quando sbagliano, quando fanno secondo me sarebbe molto bella per dare energia ai lettori. Sopra il tempo, perché me lo potete godere il doppio scherzo, eh. Ma quindi tecnicamente noi ci dobbiamo già salutare. Ne hai perse 2 su 2. Saluta il pubblico, il tuo pubblico, un applauso. Ah, ne abbiamo preso pubblico. Grazie a te di aver partecipato e di esserti prestato allo scherzo. Tu vuoi anche il regalo personalizzato, eh? Adesso Silvia e Cinzia. Silvia e Cinzia, per favore. Ma Vittorio, scusami, vedi, era quanto che tu mi fate confusione con i posti, io sbaglio. È che con la pioggia, l'umidità, poi le sinapsi. Quali sinapsi? Quale pioggia? Io leggo i fumetti e mi vai. Allora, prego, vai. Allora, nel 1930, mani su pulsante, prova, pulsante, prova, pulsante. Nel 1935 Mickey viene nominato simbolo internazionale di buona volontà. Da chi? Le Nazioni Unite, l'UNICEF, Amnesty International. Paolo. Le Nazioni Unite. E quindi Silvia ha preso un punto. Domanda 2. Nei primi fumetti italiani di Topolino non c'erano i balloon, ma c'erano solo onomatopee, didascalie e rima, o erano muti? Didascalie e rima, è vero. 2-0, purtroppo Medeo ci devi lasciare, ma con una... Vittorio. Grazie Vittorio. Oggi è veramente una giornata, ragazzi. Grazie. Oggi... Medeo che ci ha salutato prima, però. Esatto. Vittorio. Sono come Ghezzi, sono fuori sincrono, che vengono dopo. Un caffè? Qualcuno ha un caffè per Mauro? Uno? Io te l'ho preso oggi. Quindi è passata Silvia, ok? E quindi adesso Margherita e Francesco. Prendete un posto dove volete. Mano sul pulsante, pronti? Nel capolavoro Topolino e Minnie in Casablanca. Sempre di Giorgio Cavazzano. Sì, mi hai dato la risposta, Mauro. Persone lì mi meleggeranno per i prossimi mesi, se non hanno gli anni per questa volta, capito? Ok, un punto a testa, no, così. In Topolino e la promessa del gatto, leggiamo la prima indagine di Topalvano, Manetta, un periodo gatto. Evviva, sì! 1-0! Bravo! Chi è il cattivo in Dracula di Bram Stoker? Macchia nera, gamba di legno o Plottigat? Perfetto. Una macchia.
fine alla guerra. Grandiosa. Quindi passa tutta la nostra Margherita e Francesco lo salutiamo con una Francesca. Francesca Fagiol, che è un nome bellissimo, lo ripeto. Francesca, puoi dare una manina a Mauro che una l'ha portata. Ce l'ho. Vabbè. Simone Floyd. Dove sono? Eccoli qua. Fammi la leggere a me, almeno leggo la domanda, la risposta e poi mi pugio anche il pulsante da solo. Chi ci arriva domenica? Cioè, io non lo so. Mi sono perso io. 4.000. No, questa è la sua settata, mi dico. Ah, vabbè. Topolino Detective ha avuto una serie tutta sua intitolata Mickey Mouse Mystery Magazine, Mickey Mystery Mouse Detective Topo. Mickey Mouse Mystery Magazine. Bravo! Floyd. Cioè, inventi le storie. Questa è bella. Quando Topolino ottiene la sua stella della Walk of Fame di Hollywood, presente da moda, facciamo anche Luca con le mani dei disegnatori, lo sai chi ha messo le mani nel cemento? Cavazzano. Giorgio Cavazzano, non so se lo sapete, un attore Disney famoso, mi autoprendo per il contempo. Hai fatto caso l'anno. Brava, 1970, 1978, 1968. È un anno bellissimo, ve lo dico. Non dico mai perché, ma hanno detto. Beato a te. A me mi compravano il motorino. Che incoscienti. Sì. 70, 78, 68. Non sono così vecchio. Perché in quell'anno mi comprassero il motorino, quindi fatemi un po' d'idea. Io ho detto che è un anno bellissimo, abbiate pietà. Esatto. Quindi io sarò a 14 anni, così nel 68. Grazie, sono felice, ricordo bene. No, era il 78. Tu non ne ho fatti 50. Gli hai dato 50 anni alla fine. Ma così, per dire, il mio è un mio problema minore, il suo è peggio. Quindi uno pari. Allora, cosa uscirà allegato a Topolino il 14 novembre? La statuina 3D di Topolino Gold. La statuina 3D. Ok, purtroppo ha vinto quello che non sa gli anni. Purtroppo. E Floyd ci lascia. Grazie Floyd. Sai Simone che sarà la nostra avversione dopo questa volta, vero? Bravo. Adesso le cerco ben bene, non preoccuparti. Se potremo aiuteremo gli altri a prescindere, vero? Io la Francesca. Ci diremo in una lotta. A questo punto andiamo ai... siamo alle semifinali, Quindi siamo arrivati in alto. Con Chiara contro Silvia. Tre fanciulle e un fanciullo. Tipo quale fanciullo? Ovviamente, anch'io. Ma anch'io, cioè, quello anch'io. Ok. Pronte? Qui andiamo in finale di passa, Nel 1970 vengono emessi i primi francobolli di Topolino. Da chi? Furono anche allegati a Topolino. Perché io nel 70 me lo ricordo, perché avevo già 16 anni nel 70, secondo qualcuno. Secondo qualcuno. Esatto. Svizzera, Poste Italiane o Repubblica di San Marino? No, Repubblica di San Marino. Quindi 1-0 per Silvia. Per i primi 70 anni dopo Topolino viene pubblicata una storia cult, oggi rieditata in edizione deluxe. Non è disegnata da Cavazzano, no? Non è anche da Blanca. Qual è? L'inferno di Topolino, Topolino e il fiume del tempo, Topolino e le... Esatto, uno pari. Quindi andiamo allo spareggio. Dai, doti teatrali di Mauro Lumani, vai. Se pigiate prima vi arrabbio, fatemi la fare, poi mi date le risposte. Qual è la famosa risata di gamba di legno? C'è, ho sbagliato la mamma mia. È vero, brava! Quindi passa il turno e vai in finale. Poi ve le faccio.
mangio lo stesso le risate. Una larga, l'altra erbe e squats. Era bellissimo, squats. Una stretta di mano alla nostra Silvia. Esatto, allora aspetta perché chi arriva in semifinale ti do un premio extra. Quindi un piccolo premio in più per te, grazie per partecipato. E quindi Chiara va in finale. E Chiara si sconterà fra qualcuno, fra Margherita e Simone. Sì, vai. Torniamo da Nico Piccone nel frattempo. Vuoi dire qualcos'altro di nuovo? Presentatrice. Ok, bene. Domanda disegnata, quindi non guardate me ma guardate dalle vostre spalle. Come prima Nico adesso inizierà a disegnare un personaggio. Dovrete indovinare per primi chi è. Siete in semifinale, quindi è un po' difficilino. Questo è un po' difficile, ma è da semifinale, ragazzi. È da veri esperti. Qui chi vince si sconta con Chiara per un non solo problema qualsiasi, ma io ti prendo tempo, ma per la coppa, famosa coppa del Pizzone Luca Comics and Games, è in puro adamantio di Wolverine, abbiamo scoiato Wolverine per farla, tanto lui si rigenera, quindi chi se ne frega. Il problema è stato a forgiarla poi adamantio per fare questa coppa unica nel suo genere, anzi trina nel suo genere, perché una ieri, una oggi, una domani. Treso, Valletta, sono tre Pizzoni, ieri, oggi e domani, come un famoso film di cui ha fatto la versione fumetti Cavazzano, come La strada. Non è facile, ma io faccio le domande qui che